powers bono, rabibus mea, nada fambera, ella la fumata son cona de gius, o palan di nano, priata, andia di sopra, la neta fare il, la vita giurava, la fala fan di c'è, se per vino prima maldì, e la di svuota, la vede per di maria. Abbiamo parlato a tutti le carità internazionali, così. E uno se non vede, anche se sente tante cose, ma se non vede e vive, non può realizzare veramente come le cose stanno. Se non prendete sul serio e lavorate insieme, non perché Iraq, perché questa cosa è contro tutto il mondo. Non si pensa come mai e in quale, con quale coraggio sono venuti questi. Chi li dà i soldi? E poi vengono per morire, verranno a bussare alla vostra porta, siamo Daesh, siamo qui. Perché lì, fra Siria e Turchia, quella grande città, Kobani, più di 20 giorni dicevano c'è 4 chilometri ancora, c'è 4 chilometri. E dunque dove siete? Dove siete voi che siete venuti per aiutare l'Iraq, siete andati alla Siria, prima di tutto. Poi sono venuti in Iraq con poche cose e quindi la nostra, adesso abbiamo paura della verità, perché Ramadi, Fallujah, Eid, dall'altra parte di Baghdad, vengono avanti. Certamente la preghiera per me è la cosa più essenziale, più efficace. E pensavo di dire al patriarca di fare digiuno come quelli di Nineve, preghiera e digiuno, più di 3 giorni, una settimana, uno, perché non si sa come. I nostri cristiani sono tutti villaggi pieni di Nineve e vuoto dei cristiani. Vogliamo risolvere il problema a fondo, che quando vado al mio villaggio sono sicuro. Anche abbiamo chiesto forze internazionali, caschi blu, ma non si parla niente di quelle cose. E poi abbiamo detto dall'inizio non vendere le armi, ma chi ascolta, perché sono gli interessi. C'è stato anche il Papa. Poi ho detto a Rimini anche quelle nazioni che danno denaro per questa gente. Vendono anche le armi. Sì, chiamateli. Voi perché date gli aiuti a questa gente? Siete con l'internazionale o fuori? La nostra venuta qui è in continuità, eccellenza, con quello che già la Chiesa italiana aveva fatto. Sapete che appena è scoppiata proprio la situazione, come presidenza della CEI abbiamo subito stanziato 1 milione di euro messo a disposizione del nunzio. Il nunzio ha già ricevuto da noi 1 milione di euro, sì, questo, però ci era parso insufficiente mandare soldi. Ci è parso invece importante anche dirvi la nostra vicinanza concreta, la nostra vicinanza fisica, la nostra presenza proprio. Ed allora praticamente siamo venuti qui intanto per confermare la nostra presenza, la nostra vicinanza, ma anche per renderci conto da vicino
delle ulteriori necessità che ci sono. E così, parlando con il vescovo di Erbil, parlando anche con il vescovo cattolico cipaldeo di Mosul e con il siro cattolico di sempre di Mosul, in pratica le necessità sono diventate un po' più chiare e si sono ancora più chiarite nel momento in cui siamo andati a visitare i vari campi. Ora, qual è l'immediato frutto di questo nostro incontro? Intanto ho confermato con Monsignor Bashar che abbiamo accettato il progetto che lui aveva già presentato dell'apertura di una università qui a Erbil, perché lui ci diceva che il problema è anche di natura culturale, cioè formare, quindi si aprirà una università cattolica qui a Erbil a servizio di tutto il territorio, e la Conferenza Episcopale Italiana, attraverso proprio l'Istituto per l'Ufficio per gli interventi caritativi nel Terzo Mondo, ha stanziato 2.600.000 euro per l'università, cioè tutta la struttura verrà praticamente sovvenzionata dalla CEI. Però ci sembrava importante anche intervenire concretamente sulla situazione dei profughi adesso, e d'accordo sempre con Gian Baciara, ma anche qui con voi, con la Caritas, stiamo lanciando, ma l'abbiamo già fatto ieri attraverso il nostro sito, abbiamo già lanciato una sorta di gemellaggio tra le famiglie italiane e le famiglie dei profughi. Pubblicheremo subito quello che costa, ciò di cui c'è bisogno per sostenere una famiglia in un mese o in un anno, e quindi cercheremo di portare avanti quest'altro progetto. Ma c'è anche un altro progetto che vorremmo realizzare, ed è quello di poter contribuire all'acquisto di altri containers per i caravan, perché avvicinandosi l'inverno evidentemente non possono stare sotto le tende queste persone. Ripeto, questo è un po' come inizio del nostro impegno concreto in questo momento. Evidentemente poi la Caritas qui irachena ci aiuterà un po' a identificare meglio le difficoltà, i luoghi nei quali è possibile intervenire.